Ciro, ma tu l'hai letto i contratti che ha fatto il produttore? Ma che sono contratti? Secondo me sono contratti. Compensa? A me sta scritto ipotetico. Sì. A me compenso allegorico. Questa è proprio una mancanza di rispetto. Con la storia che teniamo noi, io lo schiattavo, sarà pure Rolando Campanile, un grande produttore, ma io esco pazzo, un po' queste cose, mi farò rispettare. Senza un attimo di... Grazie Rolando dell'opportunità che ci dai, veramente, grazie mille. Però che non ho a consumo è un subitone. Come state ragazzi? Ma come è messa questa contatta via? Compensa allegorico. Allegorico è una cosa comica, voi siete comici? Voi la dite che siete comici? Ma come ci vuoi parlare? Che sono un romanopolo, fammi capire. Mi dà mai tradito nell'onore? Sempre. Ti ho mai creato un imbarazzo? Sì. Ti ho mai creato un trauma? Sono diventato psicologo. Ma l'hanno fatto tu, perché i tuoi genitori che facevano all'amore. Ti ha fatto? Sì. Mamma e papà si giurevano, non è mai successo. Scusa, non sto scherzando, grazie dell'opportunità. Figuratevi, ragazzi. Hai detto che per la settimana prossima c'era un ospite internazionale. Arutò. Ci sa, ci sa. Se può venire, perché non... Andava lì, no, se può venire. Non ti preoccupare, Filippo. Allora, io sono in contatto con la Michelle. Ma quando mai? Sapeva il mortinoletto su tutti i figli a due. Scusa, a noi veramente ci fa piacere dell'opportunità. Allora, che ci sta. Ma Francesco, tranquillissimo. Non sono ancora un nome. Ma già io. Grazie. Chi sono due? Chi sono due? Me li piazzo io, tranquilli, tranquilli. Senza figli. Grazie Rolando, veramente grazie. Grazie mille, grazie di cuore. Figurati capo. Come ce l'ho detto? Ciro Ceruti studio. Stanno chiamando? E sarà Michel Luzzi, è già arrivato.